E ciao a tutti amici, sono tornata da Martina. Innanzitutto buona domenica, è passata una buona settimana? Sì, sì, grazie. Benissimo, all'insegna del lavoro e dello studio, della disciplina. Oh Martina, io mi ricordo la promessa che mi avevi fatto la volta scorsa. Sì. Okay. Che continuavamo a guardare quelle meravigliose scarpe. Esatto. E che mi dovevi raccontare anche degli aneddoti. Sì, dovevo raccontarti qualcosa. Infatti oggi parleremo di come si prepara il piede prima di una lezione di danza e anche come si indossano appunto queste scarpe. Perfetto, andiamo subito allora. Ok. Rimanete con noi. Mi hanno detto che c'è proprio una particolare cerimonia per infilare le punte. Esatto, esattamente. Mentre mi fai vedere e me ne spiegherai, ti chiedo: le punte si mettono dopo che hai scaldato il piede? Esatto. Oppure ti metti le punte e fai l'allenamento per scaldare i piedi? No, prima si scalda il piede perché si rischia appunto anche delle slogature di caviglie nel caso fossero freddi appunto i piedi non lavorati precedentemente. Ok, poi mi farei vedere anche come funziona scaldare i piedi, magari lo faccio esatto. La sera prima di andarmi a letto, divento una ballerina anche. Ok. Grazie per la fiducia. Vai, allora, come si infilano le punte? Ok. Però prima cosa va, cos'è questa cosa meravigliosa? Scaldato il piede. Questo è un elastico che serve appunto per scaldare i piedi prima di una lezione di danza. Ok. Con questo possono essere effettuati degli esercizi, anche molto semplici, sedute a terra. Okay. Difatti si può scaldare la mezza punta. Ok. In questo modo. Quindi l'elastico lo posizioni solo nella parte superiore del piede? Sì, 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 esistono vari metodi per svolgere questi esercizi, che comunque sono dal carattere semplice. Con questo, ad esempio, si va a scaldare il tendine, ma anche le dita, prima di mettere anche una scarpetta da punta. Ok. Poi hai delle cose meravigliose, Viola, mi piacciono un sacco, vedo che sia un colore che ti piace. Queste mi piacciono, queste, ma ti possono, ma sono troppo... Infatti sono molto calde. Bellissime. Sì. E queste servono per? Sono i miei scaldapiedi, servono appunto per preparare il piede prima di una lezione. Ci fai anche la lezione con questi o li devi tenere soltanto per scaldare il piede? No, possiamo fare i primissimi esercizi, poi li togliamo che il piede è già pronto per la lezione. Quanto tempo ci vuole affinché il piede si scaldi? Ma in genere un ballerino sente da solo quando il piede è preparato, che comunque può evitare di farsi male. Ora vi faccio vedere come si indossano le scarpette da punta. Perfetto. Come avete notato prima, io ho un buco sotto la calza e è voluto. Difatti, prima di indossare la scarpetta da punta è necessario mettere un salvapunta, che sono queste forme. No. Sì. Sì, possono essere in vari materiali, in cotone, oppure io uso ad esempio questi in silicone. E possono essere indossati sia sopra la calza oppure sotto la calza. Va alzata ed è più comodo. E queste, quindi queste servono per preservarti il piede da queste. Esatto, è duro davvero. Esattamente. Poi la scarpa si infila. Queste sono quelle più recenti che ho comprato e che comunque adesso sto usando durante le lezioni. E roga, le scarpe fucsia non le hai trovate, immagino. No, esistono prevalentemente di questo colore, poi possono essere rintracciabili anche nere, rosse, dipende anche dagli spettacoli, però in genere proprio per lo studio quotidiano si usano questi colori. Okay. Che vanno dal rosa perlato anche al color carne. Ok. Ok, la punta viene trovata in commercio senza questi agganci ulteriori che vengono comunque cuciti in periodo successivo prima di indossarle per agevolare l'aderenza della scarpa al piede. La scarpetta può essere solo tua, non potrai mai prestare. Esattamente, qualcuno. Infatti. Ok. A volte ho provato a indossare scarpette di mie compagne, ma non mi aderivano al piede, anche se avevamo lo stesso numero, erano comunque differenti. Ma che pensa? Allora, io ho un elastico per tenere la scarpetta sempre attaccata alla caviglia e fare in modo che non scivoli dal tallone. Perfetto. Poi, una volta indossata, si allaccia. Io usualmente prendo un laccio, lo arrotolo attorno alla caviglia e lo fermo con un dito. Faccio la stessa cosa con il secondo laccio. E per avere più sicurezza faccio non uno ma ben due nodi
Difatti, potrebbero uscire? Potrebbero, sì, slacciarsi anche durante uno spettacolo, e non è una bella cosa, certo. Perché fermi la performance. Esatto. Una volta allacciati, questi qua non vanno lasciati mai fuori. Difatti molti insegnanti sgridano perché anche a volte possono uscire, e le inseriamo dove precedentemente avevamo arrotolato la caviglia. Ah, a me piacciono così... anche i nastrini sotto, ti pensi? Ma scusa un attimo, adesso io da qui vedo che qui è molto stretto, è molto aderente. Esattamente, sì. Non ti dà dei problemi che ti si fermi circolazione o altro, ti dia noia, per cui non riesci a portare a termine la tua performance? No, no, e poi anche se ci fossero dei problemi non pensiamo comunque ai lacci, ma soprattutto alle dita. Ah, scusa, il dolore qui è talmente alto, esatto, che qui è insignificante. Passa in secondo piano. Perfetto. Martina, è stato davvero interessante anche oggi. Sono proprio bene. Contenta di quello che sto imparando da te. Pensa bene, mi fa piacere. Ci sono tante cose, molte, attente, nel nostro mondo, sì. Benissimo, io continuerò a seguirti, così mi racconterai un sacco di cose interessanti. Voi ovviamente rimanete con noi. Vi auguro di passare un buon fine domenica. Anche a te una buona settimana. Grazie. E ci vediamo domenica prossima per delle altre, certo, cose meravigliose sul mondo della danza classica e della danza contemporanea. Sì. Buona giornata. Grazie Martina. Ciao, ciao a tutti voi.